La tua community sono persone che hanno problemi di autismo oppure è un pubblico più variegato? Il mio problema sono gli altri, non il mio autismo. E tu invece hai dei pregiudizi? E verso quali persone? Tantissimi pregiudizi, chiaro, certo. Perché sei andata via dalla scuola? Se avevi un lavoro e... Mobbing. Mobbing, mi hanno buttato fuori. Io ho iniziato a non poter più mettere piede a scuola e venivano gli attacchi di panico. Senti, ma tu di cosa campi? I soldi, da cosa ti vengono? Bravo. Salve, come va? Oggi un video. Sempre così. Il video che state per vedere è un video un po' diverso dal solito. È un'intervista che ho fatto con Nicola Rabbi. Perché ho un libro in mano? Perché Nicola ha scritto un libro che a me è piaciuto molto e che si intitola Scrivere facile non è difficile. Nicola Rabbi è un giornalista specializzato in disabilità e si occupa di accessibilità culturale e di scrittura facile e lavora al Centro Documentazione Handicap di Bologna. Questa è un'intervista che abbiamo registrato la scorsa primavera, praticamente diversi mesi fa, e che lui avrebbe dovuto riassumere, che abbiamo parlato tantissimo, e utilizzare per un progetto che però purtroppo in questo momento è in stand-by. Ho chiesto quindi a Nicola il permesso di poter condividere questa intervista che mi ha fatto. È un'intervista piuttosto lunga, quindi qui nella descrizione trovate, a parte il link al libro di Nicola, anche l'indice con gli indicatori temporali per vederla in piccoli pezzettini, divise per le domande che mi ha fatto Nicola, che in questo momento non me le ricordo tutte, però le trovate qua sotto. Si parla di come ho pensato di utilizzare i social per parlare di disabilità, come guadagno, di cosa vivo, rende fare l'attivista sui social e anche altre domande interessanti sull'attivismo social e quindi quel tipo di attivismo che tende a creare delle bolle in cui le persone tendono a confermarsi le idee le une con le altre e che quindi forse, questa è la domanda di Nicola, ci può essere il pericolo di una autoghettizzazione delle community. Questo e molto altro nell'intervista aperta, perché ho condiviso veramente molto di me, su come ho scoperto di essere autistica, come è iniziato questo mio viaggio di consapevolezza e di utilizzo dei social e come si configura più o meno la mia vita adesso, come è nato fuori norma, quali sono i valori che guidano il mio agire sui social e il mio modus operandi in generale. Quindi, non lo so. Potrebbe essere interessante che io risponda delle domande ed emergano delle cose che se nessuno me le chiede non emergono mai. Ma non vi trattengo oltre e vi lascio all'intervista con Nicola. Allora, mi presento un po', sono nato a Mantova, ormai parecchi, parecchi anni fa, e sono venuto a contatto col mondo della disabilità per caso, perché ho fatto l'obiettore di coscienza nell'85, tu forse non eri ancora nata, probabilmente, anzi sicuramente non eri nata. Nell'85, certo che ero nata, nell'85 avevo 5 anni. Eh Cavoli, ehi, però hai una certa età anche te ormai. sì, eh. E insomma, l'inizio non è stato un'esperienza piacevole perché non ho mai avuto niente a che fare, quindi io mi occupavo di ecologia, di verdi tedeschi in quel periodo. Però dopo in realtà è stata l'esperienza fondamentale della mia vita che ha cambiato un po' tutti i miei percorsi. E da molti anni sono un giornalista specializzato sul tema sociale della disabilità. Dopo mi capita di occuparmi di migranti, molto spesso di carcere, di salute mentale. E negli ultimi anni sono specializzato nella cultura accessibile. Il mio posto di lavoro ufficiale è il Centro Documentazione Handicap, Cooperativa Sociale Accaparlante. Da sempre lavoro lì. Allora, dai, farai una tua breve presentazione. Questa è la cosa difficile. Però Sei scegli il stato tuo molto percorso. più bravo di me. Allora, io al momento, io mi chiamo Emanuela Masia e al momento sono una content creator disabile e autistica, cioè ero disabile e autistica anche prima, però diciamo che parlo di disabilità, malattie croniche e autismo. Questi sono i miei argomenti. Ho un podcast, un account Instagram, un canale YouTube e basta, faccio questo. Da poco sono approdata su TikTok, non so cosa sto Non facendo. so, una cosa. Senti, con me dovrei un po' portare pazienza, perché io
ho poca dimestichezza con le persone come te, cioè io lavoro con delle persone autistiche, però sono molto diverse da te, quindi invece in tuo caso cioè, conosco poco le persone come te, quindi avere un po' di pazienza con me se faccio delle domande sbagliate oppure tu criticami pure, capito? Non Preoccupare, devi preoccuparti. esatto. Ecco, io quello che sto facendo, sto raccogliendo alcune testimonianze di persone come te che trattano i temi sociali in maniera molto differente, e però usano appunto degli strumenti social per parlarne. Per uno come me, che si è occupato di disabilità praticamente dagli anni Ottanta, no? Quando allora il panorama era molto diverso di adesso. Quando vedo voi che fate questa cosa qua è sempre un momento di meraviglia per me, perché sono abituato ai miei amici di allora, alcuni di loro purtroppo non ci sono più, persone disabili che erano pre-digitali, come io li chiamo, no? E però avevano tutto un loro modo di fare tramite incontri, conferenze, tramite dibattiti, qualche volta gli articoli così. E vedere voi la potenza di fuoco che avete, è una cosa sorprendente, una cosa che mi lascia sempre un po' stupito, e quindi mi fa anche pensare che abbiate molto più possibilità di esprimervi, di comunicare meglio e anche di modificare l'atteggiamento culturale, il pregiudizio delle persone, che è cambiatissimo rispetto agli anni Ottanta. Ti assicuro che era negli anni Ottanta ti capitava di andare essere al ristorante e magari c'era una famiglia con un bambino disabile che lo imboccava, allora era pensabile che uno dicesse: ma cos'è questa persona che imboccate al ristorante, mi dà fastidio, no? Adesso se uno lo fa, il locale chiude intanto, e poi la persona che lo fa viene massacrata giustamente dai social. Ma ripeto, è tutto un clima diverso, ma anche se è un clima diverso, i pregiudizi, l'incomprensione, la mancanza di empatia, questo rimane. Senti, allora, come usi i social per parlare di disabilità? Allora, questa è una domanda super strana per me, cioè io uso i social e parlo di disabilità, cioè a me viene proprio da dire uso i social come li userei in qualunque altra occasione, solo che i miei argomenti sono quelli, quelle sono le cose che so e quelle sono le cose che condivido. Se fossi una make-up artist forse parlerei di trucco, cioè è una conseguenza, cioè io sono nata... È vero, sono nata nel 79, però ho sempre avuto un interesse per tutto ciò che era nuovo e tutto ciò che poteva veicolare attraverso internet. Per me internet è una rivoluzione enorme perché consente di avvicinare persone che non sono fisicamente vicine. E quindi in ogni occasione, per ogni interesse che tu puoi avere, magari hai un interesse specifico su un qualcosa, ma intorno a te non gliene frega niente a nessuno. E internet ti dà la possibilità di entrare in contatto con persone che hanno il tuo stesso interesse, che ne so, ti piacciono le pipe del 1800. E con internet trovi persone che hanno il tuo stesso interesse. E ho fatto anche una tesi di laurea, la mia tesi di laurea era sugli hacker come primo gruppo microsociologico della storia, cioè come, scusami, come gruppo decentrato della storia. Perché in sociologia i gruppi fino a quel momento erano considerati gruppi fisici che si aggregano in un luogo fisico, che sono fisicamente vicini fra di loro, e gli hacker hanno creato la prima comunità decentrata della storia. E internet dà la possibilità di fare questo, di aggregare persone che sono anche fisicamente molto lontane tra di loro, non più sulla base della vicinanza fisica, ma sulla base di interessi e di valori comuni. E questa è una cosa che appunto ci ho fatto una tesi di laurea, una cosa che mi ha sempre interessato. Prima utilizzavo i social come li utilizzano tutti per condividere le foto delle vacanze, perché non mi rendevo conto di poter essere, perché come dici tu, anche la mentalità è cambiata, cioè non mi sembrava di avere delle cose da dire. Io sono nata con una disabilità genetica e quindi sono sempre stata disabile, ho sempre fatto trasfusioni di sangue. Ma non mi sembrava di avere niente da dire riguardo a questa cosa, era semplicemente un dato di fatto. E anche io comunque vengo da un contesto in cui, cioè appunto quando ero piccola io, come dici tu,
la persona visibilmente disabile era un po' tenuta nascosta perché era un po' una vergogna in alcune famiglie, e io so che in tante parti d'Italia ancora è vissuta così questa cosa. Quindi io stessa non mi rendevo conto anche dell'abilismo interiorizzato che io avevo. Nel momento in cui ho scoperto di essere autistica, ho iniziato ad approfondire questi temi e il primo pensiero è stato condividere le cose che stavo scoprendo. Cioè, mi sembrava uno spreco, scoprirle io e non dirle, no? E questi account social che avevo per condividere le foto delle vacanze hanno iniziato ad avere un senso. Ho detto, ah, posso, no? Posso dire qualcosa, ho una finestra sul mondo, posso condividere le cose che sto studiando. Non pensavo, ero molto ingenua all'epoca, non pensavo sarebbe andata come è andata. La mia idea era semplicemente: io lo dico, gli altri lo sanno, e abbiamo fatto, no? No. Non mi aspettavo che fossero temi molto controversi, invece sono temi molto controversi, la disabilità, anche il riconoscimento di tante malattie. Cioè, da una parte, cioè, sono temi che hanno aumentato in complessità mano a mano che cresceva la mia consapevolezza. E così è cresciuto anche il mio uso degli strumenti social per condividerla, la necessità di avere un podcast, quindi un formato più lungo in cui si potesse restituire questa complessità che magari in un post o in un reel di un minuto è difficile condividere. E da quando ho iniziato io anche i social si sono evoluti, perché io ho iniziato con dei video che si chiamavano Autismo in pillole su Instagram, e ora i video su Instagram di 15 minuti fanno fatica ad andare a passare, li guardano con molta fatica. E quindi il canale YouTube è la risorsa. Quindi l'uso dei social è a seconda del social e del mezzo che tu stai usando, hai la possibilità di esprimere diversamente, raggiungere diverse fasce di popolazione, diverse persone, ma il tentativo è sempre quello di restituire il mio percorso, perché io, cioè, non è mettersi su un piedistallo e dire allora queste cose sono sbagliate, non funziona così, è anche il mio percorso di crescita, di consapevolezza, di riconoscere la società in cui sono cresciuta, e quindi anche essere disabile puoi avere un abilismo interiorizzato. Essere persona razzializzata e avere il razzismo interiorizzato, cioè sono cose dalle quali si esce solo attraverso un processo di consapevolezza, non perché ci sia qualcuno che ne è immune, perché cresciamo tutti nella stessa società. Però questo processo di consapevolezza è andato di pari passo, cioè è avvenuto praticamente pubblicamente. Questo è quello che è successo. Non c'è stata un'idea, adesso uso i social per dire queste cose. È una roba che si è sviluppata in maniera organica così. Pensando, se sei del 79-80, internet è arrivato in Italia nel 96, quindi tu eri un adolescente quando è arrivato internet, però non c'erano i social sono arrivati 10 anni dopo, quindi tu hai usato i social dopo i 20 anni, penso, quindi è un'esperienza 25 anni che ho cominciato a usare. Il primo, Sì. cos'è stato che hai usato? È stato Il mio Facebook, primo era quindi. no, MySpace. Ah, addirittura MySpace, quindi tu sei un'affezionata. Sì, non lo ricordo Io anch'io MySpace. sono UG. Senti una cosa, io mi sono andato a vedere un po' i tuoi social e quello che sì, appunto, ho visto di più è stato sicuramente il podcast. Queste interviste, alcune sono veramente molto interessanti, alcune molto molto dolorose. Molto... Questo podcast che fai, che linea editoriale ti sei data? Anche lì è un caso che si sviluppa ogni volta oppure hai una tua strategia editoriale? Come cerchi le persone? Che domande fai? Ma racconta un po' lo stile editoriale, oppure se vai a random puoi dire anche questo. No, ci sono delle regole di base dietro. È iniziato proprio con proviamo questo formato lungo e proviamo l'uso solo della voce. E la prima puntata, dopo la prima puntata, ho avuto un meltdown. Ci sono solo io che parlo nella prima puntata e cerco di spiegare che cos'era la disabilità. Cioè, mi sono messa proprio, iniziamo dalle basi, che sono la cosa più complessa in assoluto. Cioè, ma come mi viene in mente? Quindi,
Tra l'altro all'epoca mi stavo ancora riprendendo da un brutto burnout, quindi riascoltarla adesso proprio mi fa rivivere quel brain fog che non so dove sto andando, mi sono presa gli appunti ma non ho capito bene in che ordine devo dire le cose. E dopo quella puntata qualcuno mi ha detto, ho iniziato subito con le critiche, qualcuno ha iniziato a dirmi di queste cose ne dovrebbero parlare gli esperti. E lì è stato proprio il commento che mi ha acceso la lampadina. Certo, allora chiamiamo gli esperti. Chi sono gli esperti della disabilità? Le persone disabili. Chi sono gli esperti dell'autismo? Le persone autistiche. Tralasciando il fatto che poi ho trovato anche psicologi autistici, quindi che sono specialisti sia perché sono professionisti che si occupano della materia e sia perché vivono la condizione dall'interno, per esempio, no? E, o professionisti della comunicazione che sono anche disabili, e allora è chiaro che lì hai la doppia expertise, no? E lì ho detto, va bene, forse non la reggo questa cosa, solo io. Non è neanche giusto, perché io non sono esperta di tutto. È nato come nell'idea di parlare di intersezionalità, perché le comunità sono comunità minoritarie, marginalizzate, e ognuno guarda un po' la sua comunità, guarda un po' il suo ombelico, cerca persone. Le persone sorde si aggregano con persone sorde, le persone cieche, si confrontano con altre persone cieche. Le persone razzializzate, le persone trans, cioè ognuno alla fine conosce e frequenta la propria comunità, però ciò che hanno in comune è che sono tutte comunità marginalizzate e all'intersezione di queste comunità ci sono persone che hanno più caratteristiche, per cui tu puoi essere una persona razzializzata, allo stesso tempo trans, allo stesso tempo autistica o disabile. E allora queste persone cosa fanno? Hanno tre comunità diverse? Il tentativo è nato con il tentativo di anche lì restituire la complessità, perché nella nostra mente cerchiamo di stabilire delle categorie per semplificarci, il ragionamento e la comprensione della realtà, ma nella realtà vera, nella pratica, queste categorie, i confini di queste categorie non sono così ben definiti, sono labili, si mischiano. E quindi l'esigenza era proprio l'intersezionalità. Per questo gli argomenti sono tutti questi: sono malattie croniche, sono autismo, sono disabilità. Sono queste tre perché io, per prima come persona, rientro in tutte e tre queste categorie. E chiaramente lì poi c'è la necessità di allargare a categorie in cui io invece non rientro, e quindi persone razzializzate, persone gender non conforming, trans, e tutte le intersezioni che ci possono essere. Quindi poi nella scelta degli ospiti è un po' le persone che mi capita di conoscere attraverso i social o degli eventi o delle collaborazioni, e che penso potrebbero, una conversazione con queste persone potrebbe essere utile da sentire per chi si interessa è incuriosito dall'intersezionalità. Ed è stato molto, il principio è mettere, ho delle regole di base, cioè la prima è mettere a proprio agio l'ospite, non. Ci sono delle domande e delle cose che io ogni tanto dico, questa è la domanda controversa, adesso ti faccio la domanda così, però in realtà io chiedo prima all'ospite se ci sono delle cose di cui non vuole parlare e quindi argomenti che preferisce non trattare, perché la regola cardine di tutto è il comfort dell'ospite. L'ospite deve sentire che sta. È una conversazione confidenziale fatta in cameretta. Questa è l'idea. E il primo che deve sentire questo è l'ospite. Sentirsi a proprio agio nel non essere giudicato e nel potersi aprire e trovare dall'altra parte qualcuno che non è pronto a. No, sai come sono certi intervistatori che deve creare la controversia, creare. Il clickbait, io sono l'opposto di tutto questo, è proprio la volontà di allontanarsi da quel tipo di narrazione che cerca qualcosa. Io non cerco niente, le cose emergono all'interno della conversazione. Sono sicuramente delle cose a cui sono interessata io,
E quindi c'è anche molto che parlo io. E quindi io, da un certo punto di vista, spero, di farmi interprete anche di curiosità da parte degli altri che magari non si vergognano a chiedere, come quando ho avuto ospite Nena Romanì, che è una persona rom, e quindi cioè, magari uno si vergogna anche a fare certe domande, quindi farmi interprete nel modo più delicato possibile di domande che magari le persone possono avere nei confronti di una comunità, ma anche di avere riflessioni mie, perché l'ho invitata. Perché mi sono resa conto che si parla tanto di razzismo, però questo parlare di razzismo si ferma. Ci sono delle colonne d'Ercole oltre le quali non si va. Anche le persone che più parlano di colorismo e di razzismo, cioè ci sono gli emarginati negli emarginati. E quindi le comunità Rom e Sinti a me sembravano gli emarginati degli emarginati, no? E per cui era interessante tirare dentro una comunità anche lì. Di cui poco si parla nei circuiti in cui invece si parla di razzismo. Sì, dici così, dici cose molto sagge. È vero, è vero. I Per Rom questo sono un ti po' più dico qua, quelli. l'uso di social per parlare di queste, non è una roba, anche tu mi hai scritto influencer, non è nato con questo, è nata proprio come alternativa. Come quello che non sento, non vedo e ho bisogno di sentire e di vedere. Semplicemente quando uno dice faccio la musica che mi piacerebbe ascoltare. Così. Senti, facendo questo tipo di lavoro, questo tipo di attivismo, ti trovi di fronte a persone che sono molto diverse, persone anche che possono essere violente oppure offensive. Come ti comporti in questi casi, nei casi dei commenti offensivi oppure delle relazioni brutte che possono instaurare? Ti è capitato? E cosa ti è successo interiormente e come hai reagito esteriormente? È cambiato nel tempo, perché quando ho iniziato, come ti dicevo, ero molto ingenua, ho iniziato estremamente ingenuamente, non aspettandomi le reazioni che ci possono essere state. Anche lì c'è molta differenza a seconda del social. Cioè, posso dirti che il social più violento in assoluto per me è Facebook. Quindi cioè, anche Bella lì questa qui, il dipende. social più violento in assoluto, mi piace. Sì, cioè ci sono, cioè perché probabilmente è frequentato da fasce di popolazione, non so se anche a livello di socioculturale, ma sicuramente di età diverse, no? E quindi hanno più facilità di frequentare un ambiente social piuttosto che un altro. E quindi sì, devo essere sincera, ci sono delle cose che all'inizio mi facevano molto male, delle cose che non capivo, ma anche questo è stato un processo di consapevolezza, cioè di capire perché le persone reagiscono in un certo modo, perché c'è tanto. Non è una roba come può capitare a chi parla appunto di trucco, di cucina, che ti scrivono sei grassa, sei brutta, c'è il naso grosso. Capito? Cioè, ti chiedi come mai le persone sono così insultate dal fatto che tu sei autistica diversa dagli autistici che conoscono. E c'è una riflessione dietro, quindi c'è anche la volontà di capire come mai si scatena tutto questo astio, tutta questa l'accusa di false diagnosi, adesso va di moda. Da una parte c'è il tentativo di capire cosa c'è dietro, perché l'interesse è sempre di capire le dinamiche umane, no? Ma poi si sviluppa anche il desiderio di salvaguardare se stessi, salvaguardare se stessi e anche la community che ti segue, perché nel momento in cui tu sei insultante e violento nei miei confronti, lo sei anche nei confronti delle persone che in me si medesimano, che mi seguono perché in qualche modo appartengono alla stessa comunità. E quindi col tempo è nato anche un istinto di protezione. Molte cose quando posso le cancello, non ingaggio più.
perché ho imparato a riconoscere quando la critica è costruttiva e ci può essere un dialogo, abbiamo semplicemente due punti di vista diversi sulla questione e quindi boh, magari abbiamo un dialogo, io capisco meglio il tuo, tu capisci meglio il mio e poi ce ne andiamo dalla discussione continuando ad avere due idee differenti, no? A me magari aiuta ad ampliare la prospettiva in questa ottica di complessificazione della realtà e quindi a comprendere anche i punti di vista che non mi rappresentano, ma includerli, no, nel discorso. Facciamo presente che esistono anche persone che la vivono così, ma l'insulto non è tollerabile, la violenza e l'insulto non è tollerabile, non solo nei miei confronti e per me, ma anche come salvaguardia della comunità che mi segue. Per me la cosa più preziosa sono le persone che mi seguono. Il rapporto con la community è in assoluto la cosa più preziosa. Pubblico, di quante persone stiamo parlando? Stiamo parlando di 10.600 su Instagram, quasi 7.000 su YouTube. 5.000 adesso su TikTok che ho appena aperto. Non sono numeri stratosferici, ma sono ancora numeri che mi consentono di rispondere a tutti, leggere tutti i messaggi e rispondere a tutti. E questo è super prezioso per me, perché offre anche a loro, cioè io non li considero pubblico, la considero proprio una comunità, perché offre anche a loro la possibilità di interagire fra di loro. O io che condivido un mio punto di vista, una mia esperienza, chiedo di condividere anche a loro, in modo che chi legge non, o chi ascolta non ascolta solo la mia, ma poi va nei commenti e può leggere le esperienze di altre persone, proprio perché siamo tutti così tanto diversi gli uni dagli altri. E quindi diventa un luogo di condivisione di esperienze. È veramente quello spazio online in cui persone che intorno non hanno nessuno, neanche che le capisca, o con cui rispecchiarsi, con cui confidarsi, o che quando provano gli rispondono che non è vero, che i LED non fanno rumore, sto facendo un esempio a caso, poi vai online e trovi qualcuno che ti dice allora, i LED fanno rumore, sì, i LED, ma finalmente qualcuno che se ne accorge, ma intorno a te nella tua realtà non c'è nessuno con cui condividere queste cose, che possono essere anche piccolezze, no, della vita quotidiana. Creare ciò a cui tengo è che per me la cosa più preziosa è creare questo spazio di condivisione, creare l'occasione attraverso di me, cioè la mia presenza, l'occasione di condivisione. Quindi la tua community sono persone che hanno problemi di autismo oppure è un pubblico più variegato? La mia community ha problemi con chi non è autistico in generale, più che con l'autismo, ha problemi con quelli che non sono autistici. La gente Problemi di può autismo. senso. Esatto, il mio problema sono gli altri, non il mio autismo. Mi seguono tante persone autistiche, tante persone che sospettano di essere autistiche, tantissime arrivano alla diagnosi, genitori. Tanti genitori, perché io sono anche un ex insegnante, un'ex educatrice professionale, quindi questa cosa è super interessante, cioè avere un insegnante di sostegno che è anche autistica, mi inseguono anche tanti educatori, tanti insegnanti, e sì, in realtà anche tante persone che non c'entrano niente, su YouTube soprattutto, anche su TikTok mi seguono persone che invece non c'entrano niente, quindi tanto mi commentano. Io non sono autistica, posso rispondere alla domanda anch'io? Cavolo, sì, rispondi anche tu. È che alla gente normalmente non gliele fanno le domande che fanno alle persone autistiche, no? Per cui sotto un video, per esempio, a me mi hanno chiesto in un'altra intervista, è più difficile fare amicizia e innamorarsi quando sei autistico? E quindi io nel video ho chiesto alla gente, rispondete anche voi, perché magari questa è la mia esperienza, ma tante persone autistiche diverse hanno esperienze diverse. Qualcuno ha risposto, posso rispondere? Ma è più difficile innamorarsi se sei neurotipico? Rovesciamo la domanda, è interessante, un esperimento interessantissimo. E così su TikTok che mi seguono ragazzini che non hanno mai sentito parlare di autismo e che si interessano al mondo dell'autismo così, o della disabilità, che magari condivido che devo fare la trasfusione. Tante persone sono andate a fare la loro prima donazione seguendo me.
è una donazione di sangue. Il tuo problema fisico, hai la talassemia, mi sembra di Sì, esatto. ricordare. Con questo community hai anche dei rapporti, no? Li vedi anche fisicamente, oppure rimane solo un rapporto digitale, oppure vi incontrate, che ne so, in un'osteria, oppure in un locale, vi date. C'è un No, so, no, passaggio no, sono dal una rapporto cosa fisico. incredibile. Le persone autistiche a volte mi scrivono: ti ho vista sulla metro. E non si avvicinano, capito? C'è questa, ancora un po' questa barriera sociale. Quindi spesso mi capita, qualcuno ogni tanto mi saluta, ma più spesso mi capita che qualcuno mi dica: è possibile che io ti abbia visto lì? Perché comunque, in genere, anche quando esco, mi vesto in maniera piuttosto riconoscibile, no? E quindi le persone poi mi scrivono: ah, t'ho visto. Capita con persone che magari abitano a Roma, che magari si fanno degli eventi in cui ci sono anch'io, cioè se viene all'Outcamp ci sono anch'io, o abbiamo un gruppo lettura, però chiaramente se sei di Roma, perché le cose che vengono organizzate qui, io ci sono, o se mi inviti da qualche parte, tu sai che sto venendo a parlare nella tua città, vieni, non ci sono raduni. E tu invece hai dei pregiudizi? E verso quale persone? Tantissimi pregiudizi, chiaro, certo. Bisogna costantemente vigilare sui propri pregiudizi, perché sono dietro. È così che funziona il nostro cervello, cioè è proprio fatto così. Hai bisogno di una semplificazione, hai bisogno di categorie, hai bisogno di darti. E anche se magari come persone autistiche abbiamo meno sovrastrutture, che poi non è neanche detto, perché magari le impariamo proprio perché abbiamo bisogno di un orientamento per il mondo, quindi di chiarirci, perché la maggior parte delle cose sono abbastanza incomprensibili, siete persone incomprensibili, anche voi, no? Cioè, è reciproca questa cosa, tu guardi una persona autistica e dici: ma che cazzo, è uguale anche noi, quando guardiamo le persone neurotipiche, diciamo: boh, io do per scontato che per loro abbia un senso. Se lo fanno, deve essere che per loro ha senso. È molto, è reciproca questa cosa. Però comunque hai bisogno di una semplificazione per comprendere. L'unica cosa che puoi fare è modificare i tuoi pregiudizi in modo che diventino sempre più accurati, che diventino sempre meno caricature o stereotipi, no? Ma sempre un po' più complessi e più aderenti un po', no? Alla realtà, delle cose, informarti sempre di più per allargare questa idea che hai della categoria. E chiaramente con quanto persona appartenente a più comunità marginalizzate, donna, la categoria verso la quale ho più remore e pregiudizi sono gli uomini etero, cis, bianchi, neurotipici, no? Stai parlando di me. Sì, proprio tu! Sai che comunque l'importante è essere consapevole che comunque sono delle categorie che ti servono per semplificare, che la realtà potrebbe non corrispondere a quelle categorie. Senti Manuela, e invece ti faccio domande adesso di carattere meno diciamo, personale, ma di carattere più tecnico sul tuo lavoro. Gestendo dei social così diversi, me ne hai citati almeno quattro. Io ho visto altre persone come lavorano tu, come ti comporti? Cioè, beh, nel caso del podcast, lì devi produrre un contenuto e fai un contenuto audio e dopo lo riversi anche negli altri social o fai per altri social dei contenuti originali? Come ti comporti per quanto riguarda la produzione dei contenuti? Diciamo che anche nel fare questo bisogna rispettare le caratteristiche del social, quindi anche nel momento in cui tu decidi di riversare, per esempio un esperimento che sto facendo e forse cambierà è quello di caricare le puntate del podcast su YouTube. Perché però? Perché il podcast è un esercizio di accessibilità e diventa però ovviamente inaccessibile a chi ha bisogno invece di sottotitoli. Quindi c'è stata la necessità di trovare un modo per rendere il podcast accessibile anche a coloro che invece hanno bisogno di sottotitoli. Molto banalmente, anche solo per seguire la conversazione, non che sono necessariamente sordi, ci sono tante persone che hanno bisogno di seguire la conversazione con i sottotitoli. E quindi
questa è un po' una forzatura, perché non è, non sarebbe il linguaggio di YouTube. Diventa linguaggio di YouTube, infatti sto pensando di fare questo cambiamento nel momento in cui diventa un video podcast. Una forzatura che non me ne frega niente, cioè per me può avere un terzo delle visualizzazioni di tutti gli altri video, perché, ripeto, il senso è che abbia i sottotitoli, cioè che renda la puntata di podcast accessibile anche chi ha i sottotitoli. Un attimo. Sì. No, volevo dirti che questa tua attenzione è molto particolare, sai? Perché non è da tutti pensare così. Per me ha un profondo valore mettere su YouTube un podcast e sottotitolarlo. Perché vuol dire che tu ti rendi conto che c'è un problema di accessibilità in un podcast per i motivi che tu hai detto. Non è una cosa comune per questo tipo di sensibilità. Quindi fai benissimo a fare YouTube sottotitolato. Basta, era solo un commento del... Ti dirò di più, torniamo all'importanza della community. Ci sono persone che offrono il loro tempo in maniera volontaria per sottotitolare il podcast. Ho iniziato facendolo io, non riuscivo più a starci dietro perché cerco di sottotitolare anche gli altri video, chiaramente, perché torniamo lì. Cos'è? No, tu puoi guardare, tu puoi seguire solo il podcast, gli altri video non li puoi guardare. No. Cerco di sottotitolare tutti i video e per fare questo però, siccome appunto faccio 800.000 cose, non solo sui social ma anche fuori dai social, no, il mio tempo sono sempre quelle 24 ore. E quindi c'è un team di volontari che si occupano dei sottotitoli. È incredibile. No, non è incredibile. Vuol dire che il tuo gioco sta funzionando, non è incredibile. Questi volontari si occupano anche di altre cose. Al momento solo dei sottotitoli, però ho creato un gruppo su Slack, comunicano fra di loro, sono un team che si autogestisce, a prevalenza autistico. Senti, Maria, ma tu di cosa campi i soldi? Da cosa ti vengono? Bravo, andiamo alla questo è un discorso importante. Allora, di base, io ho l'enorme fortuna di essere disabile. Chiaramente non mi sto riferendo alla pensione di invalidità, che so manco 300 euro, perché è così. Poca roba. Ma è successo che quando è morto mio padre, io non avevo un contratto. Quando è morta mia madre io ancora lavoravo a scuola, quindi avevo un contratto, non è successo niente. La reversibilità di mia madre l'ha presa mio padre. Quando è morto anche mio padre, io non avevo nessun contratto e avendo una disabilità del 100% mi hanno dato una percentuale, non tutta, di reversibilità della pensione di mio padre. Quindi questo è un enorme privilegio, cioè io tutta la fase di burnout, la pandemia, perché io la stavo lavorando come attrice durante, già quando è stato male mio padre e poi è morto mio padre, solo come attrice non ti pagano le prove, quindi sei sotto contratto solo i giorni dello spettacolo. E quindi io stavo facendo prove per 3 spettacoli, ma non figuravo assunta da nessuno. Poi è successa la pandemia, questa cosa mi ha consentito di vivere, cioè proprio di sopravvivere durante la pandemia e anche nella fase successiva. E quindi anche durante tutto il burnout, perché ho avuto un brutto burnout in cui veramente non mi rende, è lì che ho scoperto di essere autistica, cioè tutte le mie caratteristiche si sono esacerbate, ma il burnout, normalmente noi pensiamo al burnout come un burnout lavorativo, però a casa riesci, cucini, mangi, fai la spesa. Invece il burnout autistico riguarda proprio le funzioni vitali, quindi io non mi accorgevo più se avevo mangiato, se avevo fame, quanto dormivo, che ore erano, ero proprio... È lì che io ho scoperto di essere autistica, perché ho iniziato a fare ricerche e ho detto io qui c'è un tumore al cervello, c'è qualcosa che no, non va, la luce mi fa male, i rumori, sento i rumori delle case, 4 case di distanza, c'è qualcosa che non va. E lì ho scoperto di essere autistica, ma se non avessi avuto questo supporto economico, io non so cosa mi avrebbero ricoverato, perché non ero in grado di fare niente, quindi questa è stata la mia grande fortuna. Chiaramente è il limite della sopravvivenza, cioè già adesso mi sono comprata la macchina nuova e non riesco ad arrivare a fine mese perché ho la rata della macchina, e quindi da gennaio ho aperto partita IVA e mi sono rassegnata in qualche modo a lavorare fuori dai social, quindi a lavorare come a fare formazione.
Quindi faccio formazione, adesso abbiamo un corso genitori, partecipo a altre formazioni, partecipato al progetto Terza Missione della Sapienza, sia con un laboratorio sonoro indirizzato a 10 persone autistiche con l'obiettivo della produzione di un prodotto sonoro per la divulgazione dell'autismo. Quindi partecipo a progetti fuori dai social, di artistici e di formazione e divulgazione. Un corso di formazione per tutor alla pari all'università. Cose di questo genere, convegni, cerco di non far pagare tipo gli incontri con le scuole o gli incontri con le associazioni, perché so che non hanno fondi, però se è un CSM, un centro di salute mentale che ha bisogno di una formazione, quella è ASL, quelli gli chiedi soldi, pagate. E mi sto scontrando con il meraviglioso mondo della partita IVA. Ma scusa, mi hai detto una cosa che non avevo capito. Quindi tu hai avuto questa diagnosi a che età? Io pensavo che A fin da 40 anni. quando... Ah, quindi io pensavo invece che fosse questo discorso. Quindi tu hai cominciato a usare i social prima, cioè non trattando di autismo, le usavi per i fatti tuoi, per altre cose. Sì, come ti ho detto, le foto delle vacanze. Perché sei andata via dalla scuola? Se avevi un lavoro e... Mobbing. Mobbing, mi hanno buttato fuori. Io ho iniziato a non poter più mettere piede a scuola, mi venivano gli attacchi di panico, Mi spiace. perché non mi volevano. Sono capitata in una scuola in cui non mi volevano. Io non sapevo di essere, la talassemia è una disabilità invisibile. Come anche l'autismo, sai? Nel tuo caso poi Sì, no, ma insomma, è la proprio, cioè, doppia cosa, sì. io avevo proprio questa roba che metà dei miei colleghi non credevano che io fossi realmente disabile. Mi hanno detto addirittura se Brunetta ha fatto la legge contro i falsi invalidi, evidentemente i falsi invalidi esistono. Cioè, ho veramente patito, mi hanno fatto patire tanto a scuola, tanto. E ho resistito finché ho resistito, ma poi anche perché io non sapendo di essere autistica, cioè proprio mi tormentavo, non capivo che cosa stava succedendo, non capivo neanche le mie stesse difficoltà con la burocrazia scolastica, cioè anche chiedere un part-time, scoprire che il part-time lo devi chiedere a marzo per il giorno, per l'anno successivo, quindi ti è passato il tempo in cui dovevi chiederlo, o anche semplicemente i moduli per richiedere la giornata per la 104, se tu hai la scuola che ti rema contro, cercano di metterti i bastoni tra le ruote anche lì, cioè neanche ti aiutano nelle cose in cui io magari avrei avuto difficoltà e che nella vita magari sono riuscita a non averle perché avevo persone intorno a me che mi davano una mano, anche all'università, tutta la burocrazia universitaria. Io me la sono sempre cavata perché ho avuto un gruppo di studenti che tutti presentavano il piano di studi quel tempo e quindi lo presenti anche tu, no? Il mirroring, hai persone accanto a te che fanno quelle cose, tu non hai bisogno di ricordargli, sapere come fa, le fai come le fanno loro. E a scuola non è così, mi hanno fatto terra bruciata intorno, io sbagliavo tutte le cose che potevo sbagliare, la burocrazia sbagliabile la sbagliavo, non mi tenevano in considerazione in consiglio di classe, avevo proprio un paio di colleghi che si affidavano a me perché io tra l'altro ero un alberghiero, io ero l'unica laureata in scienze umane. L'unica insegnante di psicologia della scuola, porca miseria, se parlando dei ragazzi, dei disagi, posso avere voce in capitolo io? È possibile? Invece si comportavano come se io non esistessi nella stanza e io non ero in grado di capire perché tutti questi atteggiamenti nei miei confronti e neanche avevo gli strumenti per intervenire e dire guardate che cioè, le cose che a voi sembrano che io le faccia per scortesia, in realtà io neanche me ne accorgo, cioè sono dinamiche sociali che a me sfuggono. Se ci penso adesso a me stessa in quel periodo mi fa un po' tenerezza perché è proprio un criceto nella ruota che non sta andando da nessuna parte, che continua a fare questa fatica, fatica, ma non capisce che è dentro una ruota, no? Quello che mi Però è non. sorprende è che hai continuato a Sapevo. girare nella ruota fino a quell'età lì e prima non hai avuto nessun No, perché essendo io anticorpo. disabile, tutte le mie particolarità e le mie, diciamo così, stranezze venivano attribuite a. In Alla qualche talassemia. modo, eh sì, al fatto di essere cresciuta come una persona disabile, quindi o magari ero viziata, o magari boh, Hai ognuno fratelli e c'ha le sorelle? trova. Hai fratelli No, e sorelle? nemmeno. Sei figlia unica? Ah, quindi è anche una condizione particolare la tua, perché ti sono morti papà e la mamma e non hai neanche fratelli, quindi sei un po' particolare. No, eh sì.
E poi anche in famiglia, nel senso io probabilmente mio babbo era autistico, quindi le mie caratteristiche erano è come suo padre, non era c'è qualcosa che non va nella bambina, è semplicemente è come suo padre, cioè. Ho capito, ho capito. Senti, fai un esercizio di fantasia adesso. Prova a immaginare che la rete non esiste più, perché c'è un editto governativo, un editto cinese che dice basta il digitale. Cosa fai se non ci sono più social? Come vivresti? Tragedia in profonda Fai il criceto? solitudine. Fai il criceto? No, probabilmente mi isolerei. A questo punto, sapendo tutto, mi isolerei, cioè creerei questo mondino mio dentro una bollicina mia. Prenderei un gatto, mi occuperei di giardinaggio. Vivrei in profonda solitudine. Da una parte, soddisfatta solitudine e dall'altra con probabilmente la mancanza di una comunità e di persone che mi capiscono e che sono come Quindi tutto questo lavoro sul social, sui social, non sul sociale, ti permette di creare una comunità che però per te rimane in ogni modo sempre virtuale, usando un vecchio termine, non è mai dopo un incontro con le persone. me. Quelli è molto strana questa cosa, perché per me quelli sono incontri. Sono incontri reali. Certo. Però c'è una Qual è vita differenza. reale? Sono persone reali. Quando facciamo i gruppi e ci incontriamo su Zoom, anche adesso con te, è un incontro reale. Non è che se non siamo nella stessa stanza, no? Non so come dire. No, tu ti esprimi molto bene, non preoccuparti. No, è che in ogni modo un incontro fisico vuol dire che tu senti la mia puzza e io sento la tua puzza. Ci sono dei Grazie, punti. no, no. Sì, non ne abbiamo bisogno, cioè possiamo farne a meno. Io rimango nella mia puzza e tu rimani nella tua puzza. Le persone autistiche hanno molto meno questo bisogno di incontrarsi in presenza, di condividere lo stesso spazio. Può diventare sovrastimolante, soprattutto oltre un certo numero. È bello incontrarsi e trovare un ambiente a maggioranza autistica, ma un numero comunque gestibile di persone. Per esempio, il laboratorio sonoro che ho condotto quest'anno con 10 persone autistiche, il mio co-conduttore è neurotipico, quindi minoranza neurotipica. Per molte di quelle persone è stata la prima volta di poter condividere uno spazio a maggioranza autistica. È molto importante, per cui io credo che comunque rimarrà sempre l'importanza di creare dei momenti di aggregazione fisica, ma non pensiamoli con 1.000 persone, cioè anche l'outcamp che si svolge una volta l'anno qua a Roma ha un numero chiuso, proprio perché la quantità di persone con cui condividere uno spazio non può essere, non è pari a quella delle persone neurotipiche, capito? È sempre un po' più, però è sicuramente una necessità e bisogna trovare sempre più possibilità per condividere con spazi a maggioranza autistica, gestiti da persone autistiche, perché il problema degli spazi a maggioranza autistica al momento è che sono gestiti da persone neurotipiche e questo è un problema. Lo spazio gestito da persone autistiche con eventi gestiti da persone autistiche, quello è il valore, cioè far provare a queste persone che non l'hanno mai provata, poi anch'io la prima volta che l'ho provata mi sentivo così, la sensazione di essere finalmente sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, che è una sensazione che noi non proviamo mai, perché siamo sempre circondati da neurotipi diversi dal nostro, no? Quindi c'è sempre un'opera di traduzione dall'autistichese al neurotipichese. Quindi trovare degli spazi in cui invece ti puoi rilassare, puoi parlare la tua lingua e soprattutto perdi anche quella sensazione di non capire, quella roba che si dice delle persone autistiche che non colgono il non detto. Tra di noi il non detto lo capiamo perché abbiamo non detti comuni, cioè c'è un substrato di significati che condividiamo e quindi ti dà proprio una prospettiva diversa sulle cose. Credo che continuerà ad esserci bisogno di creare spazi, ma
non accontentarci di spazi, che siano spazi pensati, gestiti da persone autistiche per persone autistiche a maggioranza autistica. Questo è l'obiettivo. Non basta incontrarsi, cioè, deve essere, avere il senso di un'esperienza significativa, perché altrimenti hai lo stress del uscire dalla tua comfort zone, uscire di casa, fare il viaggio, arrivare dove, per cosa? Per ritrovarti in un ristorante affollato a sentire il rumore di piatti, di bicchieri, di gente che parla, di luci, di sapori che magari a te non te ne frega niente, no, vediamoci a cena. No, non vediamoci a cena. Vediamoci dopo, prima, vediamoci in un posto in cui non ci sono tutte queste sollecitazioni, in cui possiamo essere noi stessi, liberi di interagire fra di noi nelle nostre naturali modalità. Non ti sembra che ci sia però un rischio, il rischio poi tipico della rete, no? Quello di creare delle bolle, per cui anche le persone Assolutamente sì. per cui sono le persone che la pensano come te. Cioè, se io ho un pensiero di sinistra, raramente vedrò uno che la pensa diversamente da me, perché vado sempre a parlare di quelle cose in quel modo e anche l'algoritmo fa in modo che tu ti incontri solo con i simili. E non può essere una ghettizzazione, che poi è la cosa che fin da subito si è cercato di evitare la ghettizzazione, perché l'inclusione è qualcosa che appunto non è solamente il riconoscere la diversità, ma il fatto anche di impedire ogni forma di ghettizzazione, di separazione. In questo modo tu non stai un po' portando avanti questa cosa? Cioè, ti piacerebbe stare sulla Luna con un gruppo di persone tutte autistiche? È una domanda un po' No, provocatoria, sai? la risposta è no. Quanto costa? Questi spazi servono per ricaricare le batterie e tornare nel mondo. Cioè, ci vuole uno spazio, uno spazio di recupero in cui recuperi, in cui rafforzi il tuo baricentro, proprio perché fuori, invece, il mondo reale non è così. Quindi c'è bisogno di spazi in cui rinforzare la tua identità che è stata silenziata, schiacciata per tutto questo tempo. Hai bisogno di recuperare fiducia nel fatto che tu sei una persona valida, anche se non sei come gli altri. Le tue modalità sono diverse, no? Però hai un valore. E così penso che sia per tutte le comunità marginalizzate, non solo per le persone autistiche. A furia di essere una persona disabile di cui la famiglia si vergogna di te, non hai, sei, purtroppo si creano delle situazioni in cui sei succube o comunque dipendente da delle relazioni, non puoi scegliere, ci sono i tuoi caregiver, sono per forza i tuoi genitori che magari, cioè, si creano. Ci sono, penso che tu lo saprai, avrei parlato con tante persone, si creano delle dinamiche non sempre sane, anche un po' tossiche. Hai bisogno di uno spazio di confronto con altre persone che vivono le tue esperienze. Quello è uno spazio, non può essere totalizzante, non può essere la soluzione. È uno spazio in cui prendere fiato, rafforzare la tua identità, rafforzare il tuo baricentro e poi tornare nel mondo. Io lavoro per la convivenza delle differenze, cioè più che sull'integrazione. Questo significa che anche il maschio bianco, etero, cis, neurotipico, non disabile, deve sviluppare delle consapevolezze, sì, che poi è la donna etero, cis, non disabile, cioè ognuno, no, che non ha le caratteristiche, anche io devo sviluppare le mie consapevolezze nei confronti della comunità che appunto ha bisogno di sottotitoli, delle comunità razzializzate, cioè ognuno rispetto a ciascuno, anche il maschio bianco etero cis, può subire la mascolinità tossica, cioè non nessuno di noi è immune da niente. E sviluppare una consapevolezza fa sì che poi ci possiamo confrontare, cioè se io sviluppo la consapevolezza di come funziona una persona autistica e di come io come persona autistica funziono, no? Io come funziona la mente autistica, in particolare la mia, quando mi confronto con te, io però ho bisogno che tu sappia come funziona la tua. Così ci possiamo confrontare. Una volta il passo lo faccio io, una volta lo fai tu, quando si può ci incontriamo a metà strada, perché l'inclusione è un po' io che ho il potere di escluderti in realtà, ti includo. Io che potrei escluderti, ti includo. Cioè, sempre un esercizio di potere. Certo. Mentre l'idea è quella di
la consapevolezza sulle proprie caratteristiche, sulle proprie esigenze, sui propri bisogni, ognuno i suoi, e sviluppare sistemi di dialogo e di accordo. Per questo la bolla, anche la bolla, bisogna avere consapevolezza di questa cosa della bolla. Però questo spazio di discussione ci può essere quando c'è il dialogo, quando tu non ti arrocchi nella tua posizione per dire non capisci niente, sei tu appena nata, noi, la storia, noi, questa la scienza... Se non c'è anche tu puoi parlare con un fascista o con uno di destra, cioè puoi parlare con uno di destra, ma se incontri il fascista che ti dice siete inferiori, non capite un cazzo, non c'è il dialogo, devi trovare qualcuno che la pensa diversamente da te, che però ha delle capacità di dialogo. Sono contraria a alcune cose, ma non è detto che non possa entrare in discussione e comprendere il punto di vista di un'altra persona. Da poco, io adesso fuori norma è stata nominata per i Media Diversity Award. E c'è gente che mi ha scritto: io ho votato, anche se non sempre sono d'accordo con quello che dici. Perché comunque riconosco il valore di aver creato uno spazio dal basso, cioè è candidata. Fuori norma è candidata insieme a podcast con produzione dietro, podcast di Cora Media, One Podcast, originali Spotify. Fuori norma è registrata nella cucina di casa mia. Quindi il valore del creare uno spazio, comunque sì, la bolla. E la bolla, finché tu la bolla non la fai a espandere, non gli consenti di espandere, ma non lo puoi fare da sola. Ci sono persone che devono aprire le loro per farti entrare anche, no? Forse mi toccherà farlo, un tutorial trucco, parlare di vestiti, perché potrebbe essere l'occasione per attirare sul canale qualcuno che magari non entrerebbe. E si trova invece a contatto con questi discorsi. L'idea è sempre un po' quella, però piano piano, perché è violento il mondo là fuori. Quindi aprirsi, ma valutare con chi aprirsi, perché se no ti trovi davanti a persone che ti aggrediscono o si arroccano nelle loro posizioni, non c'è dialogo, hai sprecato energie per farti dire che non capisci niente, non sei un vero autistico, che cosa ne saprai tu? E allora, vabbè, che dialogo è? Ultima domanda, poi ti lascio in pace. Ci sono alcuni attivisti che usano i social, persone che hanno altro tipo di, affrontano altri tipi di temi, che hanno nel loro rapporto con la rete, nei post che fanno, degli atteggiamenti a volte loro stessi abbastanza provocatori. Io per le cose che ho visto nei tuoi social non sei un tipo così te, però magari mi sbaglio, magari qualche volta l'hai fatto. Ecco, non c'è il rischio che un'eccessiva provocazione poi comporti anche un effetto boomerang? Io credo che sia anche una questione molto personale. A volte le battaglie sociali nascono da una profonda rabbia. Cioè il motore che sta dietro è un bisogno di rivendicazione, alimentato dalla rabbia. È un modo che per i social funziona molto bene, quindi si autoalimenta perché chiaramente crea attenzione, il famoso clickbait di cui ti stavo parlando prima, crea l'emozione, no? Crea l'emotività, lo scandalo, ah, lo sopruso, l'ingiustizia, come ho usato, cioè queste robe un po' funziona. E sei c'è anche l'altro meccanismo del cavalcare, di stare sul pezzo, cioè appena è successa una cosa, Selvaggia Lucarelli ha fatto un post, tutti reagiamo a questo post, hanno fatto questo è un altro meccanismo dei social di stare sul pezzo, no? Per cui l'algoritmo si accorge delle cose, degli argomenti in tendenza e ti ripropone. Questo è uno dei motivi per cui invece i miei account crescono molto lentamente. È una tentazione che molte persone, a cui molte persone cedono. Se a questo aggiungi persone che magari hanno un bisogno di rivendicazione alimentato dalla rabbia, hai fatto l'home plane, no? Hai creato la tempesta perfetta. Il Questo è mondo non è il mio, cioè io proprio come personalità non sono così, cioè io sto male quando si crea un conflitto, io sto male per giorni, quindi ho delle difficoltà, ti ripeto, entro in relazione con persone che la pensano diversamente da me. Se
lavoro meglio quando non c'è l'emotività, quindi quando posso essere obiettiva, prendere una situazione e dire ecco, adesso possiamo parlarne in maniera critica di questa cosa. Ma se c'è l'emotività, io mi rendo conto che ogni tanto magari mi capita che qualcuno mi insulta o mi dice delle robe, io sull'istinto magari condivido, perché le persone che ti insultano in privato sono le peggiori, quelle che ti insultano nei commenti danno la possibilità agli altri di difenderti, quelli che ti insultano in privato ti rovinano la giornata o fanno finta di essere interessati al dialogo e poi però ti girano le cose, quelli sono i peggiori. E ogni tanto mi è venuta la tentazione di condividerli nelle storie, come dire, ti smaschero, tu lo stai facendo così in privato, ma io ti smaschero pubblicamente, condividendo anche il nome. Mi è capitato in questi 2 anni forse 3 volte, proprio quando sono all'esasperazione, ma non è una mia modalità, perché io lavoro meglio nella positività, piuttosto, c'è un detto di Roberto Mastropasqua che dice piuttosto che raddrizzare un albero storto, usa il tempo per far crescere dritto un albero nuovo. Quindi sappiamo che ci sono delle persone che hanno degli atteggiamenti. Io non posso giudicare che cosa sta dietro la tua modalità di comunicazione, perché torno lì a dire, ci può esserci dietro un vissuto di rabbia, di profondo senso di ingiustizia, mascherato da una falsa sicurezza di se stessi. Io sono soddisfatto delle tue parole. Mazza, ho parlato per 1 ora e 1 quarto. Come, scusa? No, scusa, questa poi la dovrei riassumere. No, no, non è un problema. Questo non è un problema. No, no, è stata una piacevole conversazione. Poi tu sei una persona molto trasparente, mi sembra. Quindi è stato un buon dialogo dal mio punto di vista. Quindi grazie, ti ringrazio. Bene, e questa non ci sono i saluti, perché chiaramente questa l'abbiamo registrata in realtà per comodità sua, perché potesse poi riassumerla per il progetto che non era un progetto video. Quindi abbiamo interrotto la registrazione senza registrare dei saluti, perché non era previsto che venisse pubblicata in questo modo. Per cui vi assicuro che ci siamo salutati amichevolmente. E amichevolmente saluto voi e vi do l'appuntamento alla prossima volta. Vi ringrazio di essere rimasti fino a qui e di aver visto anche questo video. E vi auguro buon proseguimento di qualsiasi momento di settimana stiate guardando. E non dimenticatevi di prendervi cura di voi. Ciao!